Finisce a Verona l'avventura in Coppa Italia dei biancazzurri, usciti sconfitti di misura dal Marcantonio Bentegodi con il Chievo. Una prova nel complesso discreta, non è bastata al Delfino per evitare il KO. Fiorillo e compagni hanno tenuto bene il campo nel primo tempo, subendo poi nella ripresa la rete di Rigoni in apertura che è bastata alla squadra di Danna per ottenere il passaggio del turno. Da rivedere la prova degli adriatici, soprattutto in attacco, dove la squadra è apparsa piuttosto leggera, riuscendo a concludere poche volte dalle parti di Seculin. In avvio Pillon propone il suo 4-3-3 con Balzano, Gravion, Perrotta ed Elizaldi in difesa, Memusciai, Brugman e Palazzi in mediana, con Mancuso, Cocco e Antonucci in avanti. Stesso modulo per i clivenzi che fanno la gara di fronte a circa 2.000 spettatori, fra cui una cinquantina di tifosi biancazzurri. Primo pericolo per gli abruzzesi al terzo con Giaccherini, che non è però preciso. Al decimo ancora padroni di casa in avanti con una conclusione di Rigoni che mette però alto. Spinge la squadra di casa che anche a metà tempo chiama in causa l'estremo biancazzurro Fiorillo. Il match giocato su ritmi non altissimi per il gran caldo vede poi una fiammata del Pescara al 37esimo con Gravion che di testa non riesce però a sfruttare una potenziale opportunità. Sul finire di tempo si infortuna anche Palazzi, sostituito da Macin. Nella ripresa al decimo arriva l'1-0 dei padroni di casa con Rigoni che avvia e poi conclude in maniera vincente di testa l'azione che regala il vantaggio alla formazione del presidente Campedelli. La reazione del Pescara è blanda e al 19esimo è ancora Fiorillo a dire no con i pugni a Jarosinski. L'occasione per il pareggio abruzzese capita al 42esimo a Monachello con Cacciatore che riesce in scivolata alla disperata a deviare il pallone in calcio d'angolo. Il match finisce così con la vittoria del Chievo che approda al quarto turno dove affronterà il 5 dicembre il Cagliari. Per il Pescara invece è tempo di pensare al campionato con gli ultimi giorni di mercato che potrebbero però regalare altre sorprese.